Benson and Frank Cosica, direttamente dagli studi di Disco Gladio, tutti in pista per MP. Tira sulle mani a una rapina nei locali, due dupote, i tenuti a mista tra le cari, per no, nei vocali c'è domine cambia l'immagine. Yo, 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 yo! Boom, boom, boom. Allora, pochi ma buoni. Nuovi acquisti. Calze di Pac-Man e maglietta dello squalo bellissimo. Discoteca. Allora, amici miei, scrivetemi in chat se mi volete bene, oppure scrivetemi in chat se vi sto sul cazzo. Benvenuti a Radio NAQB, dove si piglia per il culo il congiuriano tutto il dì. Sono bravo anch'io a fare le rime, eh? Allora, ragazzi, oggi siamo qua per fare la reaction. Mamma mia, mi sono trattenuto da vedere questo fantastico trailer. Come vi sto sul cazzo? Cosa ho fatto? Per cosa? Cosa ho fatto per starvi sul cazzo? Soprattutto Sara è il cazzo pure. Ora ho capito perché Tom è così allegro sempre. Allora, ragazzi, perché prima ho detto a chi sto sul cazzo. Giustamente. Allora, mettiamo il microfono qua che magari mi sentite più a meglio. Allora, ragazzi, no, ma io pensavo foste i miei estimatori. Comunque va bene anche se vi sto sul cazzo. Avresti potuto fare questo, avresti potuto fare quell'altro, ma sicuramente non spenderò 10 euro per darli a te, Spotify, caro amico. Hai preferito Spotify? È per questo che ti ringraziamo. No, non ringraziarmi, non ti ho ancora dato i soldi. Poveretto. Ma non dovete svelare. Ragazzi, io ho capito che tra di noi c'è un grande rapporto intimistico. Però vi ricordo che le vostre parole vengono trascritte su questo video. Quindi, non spoilerate la vostra vita sessuale al mondo. Anche se poi, diciamolo, non c'è niente di male, insomma. Allora, ragazzi, intanto che devo entrare un po' nel mood, mi preparo il trailer. Spammo la live. Ma sì, spamma sta live, fratello. Madonna, ma quante parolacce che diciamo. Allora, ragazzi, state arrivando. Dai, scrivetemi in chat. Ciao, figo di zombie, grande Paolo. Belli amici miei, come sono felice di essere qua con voi, cazzo. Io devo ancora vedere il trailer, non ho visto niente. Anzi, mando un amabile vaffanculo a tutti quelli che hanno condiviso il trailer su Instagram, nelle stories, perché continuavo a skippare per non vedere niente. Ho intravisto proprio talmente poco che non... cioè, delle facce e basta. C'è una faccia di un ragazzo all'inizio. Io lo vedo con voi per la prima volta. Minchia, c'era da fare la reaction anche con Paolo, guarda. Paolo è veramente simpatico. Allora, voglio spammare la live almeno nel gruppo. Sono in live per la reaction. Poi uno dirà, ma a me che cazzo me ne frega, Gonzo, che sei in live per la reaction. Reaction! Però, noi siamo qua. Madonna, mi sta per venire uno starnuto gigantesco. Un attimo. Oh, porco Giuda, altro che Denan.
Yo, ragazzi, come sono carico! Allora, le reazioni che potrò avere a questo trailer saranno due. O rido, o mi deprimo. Ma però, potremo godere, se il trailer non ci darà abbastanza soddisfazioni, andremo a fare una cosa che non vi avevo anticipato, ma che voglio fare, che è andare a leggere i commenti sotto al trailer. ragazzi. Ma allora, faccio una premessa. Tutti i congiuriani che vedranno questo video, non offendetevi. Ho messo il trailer, ok, pronti. Poi vi dico quando partire. Il trailer è quello del sito Warner, del canale Warner Bros. Italia di YouTube. Così se volete vederlo insieme a me, siete pronti a cliccare play nel mio stesso istante. Allora, premessa per tutti i congiuriani. Io non sono contro i congiuriani, inteso come adesso tutte le persone che non la pensano come me devono... Insomma, gli deve succedere qualcosa di brutto. No, anzi... Non sono neanche contro i film commerciali, horror, perché come ho detto in altre live, i film commerciali horror fanno bene al cinema horror, perché poi insomma inizia a girare un po' di interesse intorno al genere, quindi ben venga The Conjuring 3, ben vengano tutte le cazzate che escono. Però l'anticongiurianesimo che cos'è? È la nostra opposizione intellettuale a... il fatto di idolatrare un film come questo qua, come The Conjuring 3 per esempio, che è diretto da Michael Chavez, che è il regista della Llorona. La Llorona, perdonatemi, ma è veramente uno dei film meno riusciti della storia del cinema horror. E poi vabbè, anche tutti gli altri vari, Annabelle, The Nun, sono veramente dei prodotti scadenti, ma nonostante ciò c'è un grande folto numero di persone che noi chiamiamo e amiamo chiamare congiuriani, che, ditemi se è troppo alto il volume del mio microfono, che idolatrano questa serie definendola una serie grandissima e definendo i film di James Wan come dei capolavori assoluti, cosa che non è vera assolutamente. Il motivo per cui un congiuriano pensa questa cosa è perché è piuttosto privo di cultura cinematografica. Quindi lo invitiamo a tapparsi la bocca, iscriversi al canale Aperto di questo vlog e iniziare a scoprire il magico mondo del cinema un po' più di livello. Pronti? Siete pronti? Siete pronti? Siete caldi? Sono emozionatissimo. Ho ruttato per quanto sono emozionato. Scusate, alzo un po'. Sono emozionatissimo. Mamma mia, quanto tempo che aspettavo questo bellissimo film che proprio ci tenevo tantissimo. Se non fosse che mi diverto a prendere per il culo The Conjuring, non l'avrei neanche guardato. Cioè, chissà quando l'avrei guardato. Allora, io sono pronto. Al mio 3, 1, 2, 3 via, al via cliccate play se volete sincronizzare con me la visione del trailer. Non si vedrà il trailer in questa live perché non voglio che venga in qualche modo penalizzata per il copyright, magari si sentirà un pochino l'audio, spero che quello non sia un problema per il copyright. Pronti? 3, 2, 1, via! Ehi! Stai bene? Gesù! Forse ho fatto del male a qualcuno. Sono Ed Warren, sono qui con Lorraine. Va bene, diamoci da fare. Uguale all'originale proprio. Gli abitanti di Brookfield sono rimasti scioccati dall'omicidio di Bruno Salza avvenuto nel pomeriggio. La corte accetta l'esistenza di Dio ogni volta che un testimone giura di dire la verità. È ora che accettino anche l'esistenza del diavolo. Eh sì, è da accettare. Qualsiasi cosa stia succedendo, qualunque cosa accadde quel giorno, quello non era Ernie.
È il totem di una strega. Crediamo che la vostra famiglia sia stata maledetta e che la connessione sia ancora aperta. Mi interessa solamente la realtà. Ma io posso vedere cose che la sua gente non vede. Vabbè, se ti fai le canne. È successo qualcosa di terribile qui. Un maestro satanista. Vabbè, l'esorcista. Un avversario da prendere alla leggera. Lei lo sta rifacendo. Sta raggiungendo l'oscurità. C'è anche una... tutto quello che avete, perché è quello che potrebbe costare. Va bene, gli X-Men. Basta, tutto qua. Allora, ragazzi, io sono un po' stupito, perché mi aspettavo un po' di cose ridicole che non ci sono state, nel senso che non è... Allora, sì, non è quello che... Cioè, è quello che mi aspettavo, assolutamente. Però non ci ho visto ancora... delle ridicolate per cui dovrei, diciamo ridere. C'è un po' tutto quello che mi aspettavo, quindi tutta una serie di cose un po' trash, come appunto questi fantasmi, mostri che compaiono, la mano, ecco, la mano dietro all'albero è terrificante. Ci sono questi plagi o citazioni. È molto difficile stabilire da un trailer quanto siano dei plagi o delle citazioni. Sembrerebbero delle citazioni. Perché c'è, vabbè, la scena dell'esorcista, del signore con la valigetta e il cappello, che è chiaramente un richiamo all'esorcista. C'è una scena di Shock. Adesso non mi ricordo... Scusate, Shock è un film horror... di mi ricordo se Mario Bava c'è una scena, sì, di Mario Bava del 77, c'è una scena di Shock, cioè quando lei, la vecchia, si avvicina, cioè cambia faccia, nel momento in cui si avvicina all'altra persona cambia faccia, c'è una scena, anche lì non si capisce se si vuole omaggiare o scopiazzare, perché anche lì è difficile capire. Però non sono molto inorridito o, diciamo, divertito dalla cosa, perché innanzitutto perché mi sembra che comunque ci siano delle belle immagini, una bella fotografia, anche se veramente in alcuni momenti molto posticcia. Cioè si vede tantissimo che loro due, soprattutto le scene con i due protagonisti, Lorraine e l'altra... e Ed, Lorraine e Ed si chiamano, sì, sono proprio scontornati, cioè sono malamente scontornati, cioè non mi è piaciuto molto. E poi ci sono ringiovaniti, perché sono ringiovaniti, però in realtà questo caso è venuto dopo gli altri, che ricordo è tratto da una storia vera, super vera, verissima. Quanto può essere vera una possessione demoniaca, ecco. Sì, filtro di Instagram, sì, ci sono delle immagini comunque carine, belle, ma è tutto molto posticcio. Per esempio, anche quando l'imputato, no, che è il famoso... Adesso poi andiamo a guardare di che cosa parla il film, è il famoso
protagonista di questo, fenomeno, che poi non è un fenomeno, sanno tutti che è una cazzata la storia dell'essere posseduto. Questo assassino, quando viene portato in tribunale, boh, sembrano tutti vestiti da carnevale, non so come dire, non sembrano inseriti nel contesto di quell'epoca, sembrano tutti fuori contesto, con vestiti proprio appiccicati sopra, non so se sono riuscito a trasmettervi forse il difetto maggiore che vedo dal trailer. Un altro difetto enorme che vedo, vabbè, appunto al di là del fatto che bisognerà poi individuare quanto queste citazioni sono dei plagi o sono delle citazioni, perché quella di Shock sembra più un plagio che una citazione, perché non c'è un richiamo vero, c'è proprio un'idea di prendersi l'idea, prendersi il trucco, e tanti saluti a chi se l'ha inventato. Mi sembra che a un certo punto venga fuori il fatto che siamo di fronte a forse uno, adesso io non me li ricordo tutti, però forse il più Marvel di tutti i Conjuring Universe. Cioè, questa è la sensazione che ho avuto, cioè il fatto che dentro ci siano tutta una serie di situazioni action, perché secondo me la volontà qua è di andare a inserire un po' di trippa dentro al menù, no? Perché stiamo parlando di qualcosa di commerciale, quindi a quel punto chi se ne frega del fare un film che abbia un senso. E quindi mi sembra un po' che vada in quella direzione. Forse potrebbe, chiaramente da un trailer non si può capire, però da quello che ho visto potrebbe risultare forse il film più Marvel del Conjuring Universe. E poi bisognerà aggiungere, secondo me, poi durante la visione tutta una serie di porcate che probabilmente ci saranno, perché nella Llorona ci sono, che qua nel trailer purtroppo non possono essere viste. Però devo dire che come trailer non mi ha... Allora, non mi sembra proprio un film... Non mi sembra un film horror, ecco. Non mi sembra un film horror, mi sembra... Un film action con delle influenze horror, comunque anche il tema degli spiriti non si percepisce tanto nel trailer. Però ecco, non mi ha fatto, diciamo, sbellicare dalle risate, ecco, per fortuna, perché sennò sarebbe stato per fortuna loro, perché poi diciamo che io credo che questa mia campagna anticongiuriano poi stia avendo i suoi frutti, ma non credo di essere l'unico. Forse sono quello che lo ha fatto in maniera più coraggiosa e spavalda e palese, però io so che ci sono tanti che magari neanche mi conoscono e che sono della mia stessa idea, cioè, e lo erano già magari anni fa, cioè che questo qua non è cinema che va idolatrato, è cinema mainstream che, come ho detto all'inizio, può far bene all'industria cinematografica horror, ma far bene in termini proprio di spinta, di interesse verso il genere, ma non si può mettere su un piedistallo, non si possono mettere su un piedistallo questi film, soprattutto questo di Michael Chavez, che è il regista della Llorona, ricordo, non è diretto da James Wan questo capitolo qua. Non che io ritenga quelli di James Wan particolarmente di valore artistico, però sicuramente non gli si può togliere di essere un bravo regista, di saper fare delle cose con uno stile personale, un po' tamarro certo, però è quel tamarro che può piacere e che nel cinema horror di genere in realtà può funzionare. Però devo dire che mi fa molto più ridere il poster, devo dire la verità. Il poster che vede Lorraine e Ed Warren colpiti da un raggio di luce a forma di croce, cioè proprio, madonna mia, queste cose, oh, proprio, cioè il raggio, guarda, una roba proprio da... Non fatemi dire cose, e davanti c'è questa scritta dove io ho fatto anche un meme perché mi veniva troppo da ridere. Ho fatto il meme, quello famoso del tipo che si trucca da pagliaccio, perché la frase è veramente stupida all'ennesima potenza. Adesso ve la leggo correttamente.
la frase che è scritta sopra, come una roba proprio lapidaria, è come una lapide, quel poster lì, sopra le facce di questi due cristi c'è scritto: basato su una terrificante storia vera di possessione demoniaca. Mica favole e leggende metropolitane, mica il folklore, qua parliamo di vere possessioni demoniache. Allora, a proposito di vere, Conjuring 3, adesso vi faccio vedere, vi spiego qual è la... Allora, è ispirata la storia. Adesso facciamo anche un po' di contestualizzazione, visto che comunque insomma non mi ha fatto ridere più di tanto, ma va bene così. Insomma, io voglio essere sincero, non è che mi metto qua a ridere per finta. Il trailer, secondo me, fa vedere esattamente quello che uno si dovrebbe aspettare, cioè una commercialata incredibile, anzi forse un po' troppo, veramente troppo supereroistica action. Quindi Lorraine e Warren diventano ancora di più due supereroi, perché ho visto che sono molto dinamici in questo film, mentre invece negli altri film si comportano come due persone normali che deambulano, non è che combattono o cose del genere. Qua sembrano proprio interagire molto di più fisicamente. Io credo che questa fosse una volontà loro, cioè dei produttori, del regista. Comunque la storia è ispirata al processo di Ernie Johnson, il processo a Ernie Johnson, conosciuto nell'ambiente questo processo come The Demon Murder Trial, il processo al demonio assassino, perché dicono che è tratto da una storia vera. Questo tizio ha ammazzato il suo padrone di casa, quindi manco avesse fatto chissà che cosa, cioè, no, per carità, era un pazzo. Poi prima di ammazzare questo padrone di casa, aveva conosciuto i Warren in occasione se non volete spoiler sulla storia, non state a sentire, però è una storia vera. I Warren avevano tentato di fare un esorcismo, con l'aiuto anche dei preti, conniventi con loro, del fratello minore di questo tizio, e questo tizio si è convinto che il diavolo sia entrato in lui e quindi ha ammazzato il tipo. Ma in realtà tutta questa puttanata se l'ha inventata il suo avvocato per cercare di fargli abbassare la pena. Infatti l'autore del libro, questa roba la spiega, l'autore del libro Carl Glenzel Jr., che ha scritto The Devil in Connecticut, ed è... si chiama Brighton Carl, insomma, andatelo a cercare, The Devil in Connecticut, è il libro su questo fatto di cronaca. Dichiara nel libro che, perché lui ha seguito questa storia, che la questione della possessione demoniaca è una bufala inventata dai coniugi Warren per pubblicizzare la loro attività. E qui ritorno sul fatto che i coniugi Warren avevano una sorta di clinica, insomma, per questi, e avevano anche un museo sempre per questi. Quindi sfruttando la disabilità mentale di Johnson, che appunto è l'imputato, e la debolezza emotiva della famiglia, hanno creato su questa roba qua. Quindi per assurdo, adesso no, senza giudicare nessuno, c'è anche la lontana ipotesi, tra tutte le ipotesi, che i Warren abbiano responsabilità diretta nell'omicidio, perché questo ragazzo mentalmente instabile si è convinto di avere il demonio dentro dopo l'esorcismo fatto al fratello minore da parte dei Warren. Quindi c'è anche una responsabilità, forse, lo lascio comunque ai tribunali, che ormai il processo è finito, per cui non facciamo il processo ai morti, per carità, però potrebbero, tra tutte le ipotesi, anche avere una responsabilità diretta con l'omicidio. E invece qua stiamo facendo una saga e creando un mito su due persone che andavano in giro a sostenere che esistevano le presenze, le possessioni demoniache nelle case, negli oggetti e nelle persone, e che avevano
per l'appunto una clinica o comunque un luogo di, per ricevere questi malati, questi posseduti, e avevano un museo con cui guadagnavano. Quindi ditemi voi se questo può essere... Ma sì, ma secondo me torna tutto, perché essendo che il mondo è veramente pieno di ebeti, idolatrare due personaggi così poco limpidi è proprio tipico, è tipico del mondo, no? Quindi va bene così. Come promesso, adesso voglio fare una piccola lettura proprio soft dei commenti che ci sono sotto. Intanto, se volete scrivermi qualcosa in chat, anche su... insomma... cosa ne pensate voi del trailer, se non ho notato qualcosa che voi avete notato, se non siete d'accordo con qualche mia osservazione o altre cose, se avete domande. Adoro Vera Farmiga, sembra un angelo, c'è l'innamorato. Allora, anch'io sono innamorato ormai di Vera Farmiga, perché dopo averla vista nel bellissimo personaggio di Bates Motel, un po' mi ha colpito al cuore. E vederla nel film sicuramente, ecco come cosa succede quando l'emotività ti acceca. Per questo dico che i sentimenti, l'amore è follia, perché ti rende non lucido, non capace di vedere il marcio che c'è. La scena del materasso d'acqua mi ha fatto molto ridere. A me no, perché comunque ci sono altri film. Anche quello è un plagio o citazione, adesso non ricordo che film. Mi sembra che ci sia in Nightmare la scena col materasso d'acqua, quindi non mi ha fatto ridere, perché per me è una scena abbastanza famosa. Adesso non ricordo se è Nightmare, scusa, sapete come sono io, però comunque mi sembra che in Nightmare ci sia una scena. Io credo che questo film sia pieno zeppo di scopiazzature, perché a me viene da chiamarle scopiazzature, perché soprattutto perché quando inizia ad esserci una quantità enorme di scopiazzature, non sono più delle citazioni o degli omaggi, ma sono famo il film tutto di trovate, trucchetti che copiamo palesemente da altri film. Vabbè, non ci posso credere, finalmente sono arrivati Warner, faccina con gli occhi a cuore. Sì, lo aspettavo da 8.000 milioni di anni. Vabbè, non hai una vita allora. Mai aperto una notifica più velocemente. Ai palle stelle. Questo racconta che aveva le notifiche sul canale della Warner, non ti crede neanche tua madre. Quanto mi sei mancata, Loren. Vedi che poi qua c'è la follia, capito, di essere convinti che uno, che Loren sia Vera Farmiga, e due, che sia una persona da idolatrare addirittura. Cioè, ci sono fior fior di persone meravigliose che hanno calpestato questo pianeta, dimenticate da tutti, che hanno inventato cose, salvato vite. Poi arriva il film di James Wan e Loren ed Ed Warner, due che si facevano dare i soldi per scacciare i demoni, quindi persone, famiglie con problemi sicuramente di mentali, malattie mentali. Probabilmente in queste famiglie ce li avevano tutti i problemi mentali, perché sapete che sono anche ereditari alcune cose, quindi questi andavano da queste persone che già avevano i loro problemi mentali e gli chiedevano pure i soldi per fare... E non mi venite a dire che i Warren non chiedevano soldi, perché non avrebbero fatto un museo, non avrebbero fatto quello che hanno fatto, dai, non diciamo cazzate, non chiedevano soldi, loro erano buoni. Vaffanculo, va. Finalmente non vedevo l'ora. I primi, ecco, questo è il Congiuriano per eccellenza, perché è quello che magari dice che i seguiti fanno schifo, ma i primi due film sono semplicemente eccezionali. Un livello di recitazione altissimo, detto da chiaramente un attore famoso che se ne capisce di... È una costruzione della suspense che non teme rivali. Cioè, ecco, questo è il Congiuriano per eccellenza. Cioè, quanti... No, dislike ne avrà uno. quanti film avrà visto quest'uomo per dire che Conjuring non ha rivali nella costruzione della suspense? Cioè, ma stiamo scherzando. E capite perché io dico che uno è Congiuriano? Perché è accecato da un occhio accecato dalla sua ignoranza.
e dall'altro è accecato dall'ignoranza di questi film super congiuriani. Poi si sentono anche degli intellettuali perché dicono che Annabelle e The Nun fanno schifo. Come se, capito, questo, quello che, le castronerie che hai detto prima non fossero salvate perché hai detto così. Vediamo un po', finalmente, vabbè, tutti molto entusiasti, ma io questo entusiasmo non lo condanno, insomma, posso capire che... Allora, vedi, qua c'è uno sano di mente che dice... i primi due capitoli li ha amati, addirittura amare i primi due The Conjuring, dicevo veramente, cioè... Se penso a questo terzo capitolo, questo terzo capitolo è diretto da Michael Chavez, regista dell'Abominio della Llorona, mi metto le mani nei capelli. Dal trailer può sembrare anche carino, ma quanto si vede che manca Juan, manca anche Paolo Bonolis, se per questo. Scusate le mie battute orripili, però così sto cercando di buttarla a sorridere perché mi viene la tristezza a vedere la gente che ama questi film quando ci sono film decisamente superiori. Ieri abbiamo fatto l'esempio di Martyrs, ma ce ne sono tantissimi altri che sono decisamente superiori e più amabili di questi. Top, la migliore serie horror, spero che non diventi troppo ripetitiva. No, perché non è già ripetitiva dal capitolo 2. Poi ha detto una roba su Emily Rose, non capisco. Non vedo l'ora, molto bene, non vedo l'ora. Cuoricini, 100%, top, sto adorando troppo, muoio. Tutto, voglio anche il 4, è arrivato uno che vuole anche il 4, mettiamo un po' di musica, va così, la musica addolcisce un po' questa tremenda situazione. Mi state dicendo che devi aspettare ancora quasi un mese e mezzo, ma questa neanche sa parlare italiano. Spettacolare con la gosca del terzo. Boh, ma cazzo, ma scrivete. Mamma mia, riaprire al più presto i cinema. Perché questa gente lo vede al cinema. Ecco, forse sì, forse sono talmente congiuriani che stavolta invece che streamarselo illegalmente se lo guardano al cinema. Speriamo. No, questo è veramente un decelebrato, vabbè. In nome di Dio Padre Santo Onnipotente, potentissimo Re, creatore dell'universo, del cielo e della terra, e di tutte le sante chiese e angeli, tutti i santi, i nomi della Madre Vergine di Dio. Ma che cazzo vuol dire? Cioè, ma ti dai una ripigliata, madonna mia. Mi è venuto un cringe, cazzo, che momenti mi suicido. Porco zio, che vergogna. Non ci posso credere, tutto attaccato. Oh, attenzione, che abbiamo un anticongiuriano forse. Attenzione, attenzione, attenzione. Riassunto della saga. Dare visibilità a una coppia di impostori ciarlatani che... in combutta con la Chiesa alimentano la fede cristiana in America con storie immaginarie e un museo in casa di Charpame, pseudo maledetto. Ah, io lo amo quest'uomo. Anzi, vi cito anche il nome perché lo adoro. Alex, ti mando un grande abbraccio. Unisciti a noi. Prendete l'ascia e andiamo tutti all'attacco. Grande Alex. Prendi l'armata di là e vieni con me a distruggere questi congiuriani. Cazzo che figata, grande Alex, non ti conosco ma sei come un fratello. Facendo credere che esista l'inferno e il paradiso quando la scienza viene va, giustamente la butta sull'esistenziale e sulla scienza.
No, ha citato anche come ho fatto io Vanna Marchi, riassunto di una saga che sta facendo, almeno in America, riavvicinare i fedeli con fatti veri, ma farlocchi alla Vanna Marchi. Grande Alex, Alex uno di noi. Grande Alex, no, non c'è una cosa che ha detto Alex che mi venga da dire no, guarda, non è giusta. Quindi andiamo avanti, dai, basta. Allora, chissà come mai i due commenti negativi li ho trovati in fondo. Ma, algoritmi infernali. Io ho fatto un articolo che si chiama Algoritmi infernali. Vediamo le risposte ad Alex, perché ho paura che qualcuno se la sia presa. C'è uno che si è messo a dire che i fatti sono dimostrati. Alex si è incazzato sotto. Mitico Alex. Magari, ecco, una cosa che mi farebbe grande piacere essere... Magari no, perché come ho detto, gli anticongiuriani esistevano anche prima del Gonzo. Però mi farebbe piacere sapere che in realtà mi segue ed è un mio adepto. Ah, qua arriva. Allora, c'è sicuramente un tocco in più. Ciò non nega, dice uno che gli risponde, che racconti fatti storici realmente accaduti, soprattutto questo film. Poi, ovvio, ognuno può avere la sua opinione sui Warren, ma se si cerca tutti... Allora, secondo questo qua, questo tratta i fatti reali, cioè... Invece l'unico fatto reale è che l'avvocato di Ernie Johnson si è inventato la bufala per cercare di far abbassare la pena. Quindi invece che dire la solita, come si dice, infermità mentale, si è inventato la roba del... cioè ha voluto portare il caso... probabilmente voleva diventare famoso e ci è riuscito. Ovviamente questo qua gli risponde... Poi, ecco, questo qua lo voglio citare, non dico il nome perché veramente io mi vergognerei, quindi non lo dico. Non è che... questo è un po' risentito con Alex. Non è che se la scienza non ha scoperto nulla, allora vuol dire che non esiste niente che va oltre la nostra comprensione. Poi, ovvio, uno è libero di credere, come anche no. Ma uno è anche libero di spararsi in bocca. E mi stupisce che molti non lo facciano. Non è un ragionamento sensato, perché sono invenzioni di cui non c'è nessun dato iniziale. Io parlo anche della religione, non c'è nessun dato documentato dell'esistenza, non dell'esistenza della religione, dell'esistenza di Dio. Quindi sono invenzioni. Allora, allo stesso modo, se uno dice che vuol credere nel Signore degli Anelli, certo che io non posso dimostrare che non esiste. Come non posso dimostrare che c'è un asino che vola in cielo, o che non c'è, non posso dimostrarlo, perché non c'è, e non posso dimostrare che non c'è, non esiste. Ma questo concetto così semplice è veramente difficilissimo da far entrare a queste persone. Poi un altro ha scritto, penso una ragazza, tra l'altro c'è una foto di una gnocca incredibile, dopo andiamo a vedere chi è. Ma solo a me il mondo dei Conjuring non ha mai interessato, ma proprio mai. I film mi sembrano tutti uguali, dei copia e incolla, e su questo concordo. L'argomento è saturo ormai. Amo Vera Farmiga nel ruolo, ma trovo il tutto di una banalità e prevedibilità allucinante. Per me i film che creano paura e tensione sono altri, tipo Sinister, per fare un esempio, insomma. PS, ho letto con interesse la storia dei Warren ed è sicuramente suggestiva, ma non so quanto sia credibile fino in fondo. Beh, questa è una democratica che però...
Leggevo, questa storia non la so, ma ragazzi, penso che approfondirò il mondo dei Conjuring perché vedo che è molto divertente per me accanirmi su questa roba. Allora ragazzi, intanto che siete qua, ricordatevi di riabbonarvi al canale, con Prime è gratis. Se non avete Prime, abbonatevi lo stesso. Cagate la lira. Questa ragazza dice che c'è una storia che dice che un motociclista andò a visitare il museo dove è custodita la famosa Annabelle. Il motociclista iniziò a prendere in giro la bambola e nel viaggio di ritorno la moto ebbe un incidente. Insomma, con la moto ebbe un incidente mortale. Ecco, vi dico io cosa è successo. Lui ha preso per il culo la bambola e ha detto: bambola, vediamo che cazzo mi fai. Lorraine, che mi sembra la più svitata dei due, è andata alla moto del tipo, gliela sabotata, e questo tornando si è ammazzato. E via, un altro film, il motociclista del diavolo. Cazzo ragazzi, che tristezza. Che tristezza. Grande Dante Lucifero, ti sei perso tutta la reaction. Abbiamo letto anche un po' di commenti sotto al video sul canale della Warner Bros. E, stranamente ho notato che gli unici due commenti negativi sono sotto. Strana sta cosa. Cioè, le ho messe in fondo. Comunque, i dislike sono 13, quindi pochi pochi. Le views sono poche, secondo me, perché in un giorno ha fatto solo... In un giorno, qua 24 ore quasi, ha fatto solo 27.000 visualizzazioni il trailer italiano. Poi magari vado a vedere quello americano. Comunque 27.400 non è tantissimo in un giorno. Cioè io mi aspettavo un boom, perché so, un milione di persone. Nel senso, stanno a romper cazzo sempre questo cazzo di The Conjuring. Comunque 1.400 like contro 13 dislike. Io metterò il mio amabile dislike a questo trailer. È la seconda volta che metto un dislike, non mi metto mai dislike. L'ho messo giusto l'altro giorno, ho messo dislike a un video giusto per ricambiare questi fantomatici disliker che mi seguono, che mi mettono sempre i sistematici dislike. Allora gli ho ricambiato, gli ho messo un dislike, ma è una, lo faccio una volta sola e basta. Perché l'ho fatto? Perché pare che non siano... Cioè, nel video viene detta una cosa che non corrisponde alla realtà. E quindi, siccome io lo so che vengono fatte cose in modo illecito, ho messo dislike, sapendo... Quindi non a gratis, come fanno loro. L'ho messo proprio sapendo... che quello che viene detto nel video è falso. E metterò un dislike anche a questo orripilante film che probabilmente farà pena, ma non così pena, nel senso che forse sarà un po'... Ma no, ma sarà una roba veramente all'Avenger. Quindi ci toccherà vederlo, perché ci toccherà farci due risate e vedremo come andrà. Allora ragazzi, io vi devo salutare, però vi voglio dire una cosa, oltre a ricordarvi di iscrivervi al canale Twitch, cioè di rinnovare l'abbonamento gratuito. Dante, così scrive, ma ovvio che ci toccherà vederlo, scusate, voglio... Tra l'altro Dante, guarda, tu non c'eri, poi magari ti vedi la mia reaction, non ho riso perché non l'ho trovato particolarmente divertente, però ho fatto dei commenti... Su cosa, secondo me, quali sono gli indizi che fanno capire che il film è un pacco. Però non l'ho trovato delle cose che mi hanno fatto particolarmente ridere. Però poi dopo, magari, se ti va, ti guardi il video in differita. Sto pensando di organizzare una rewatch di The Conjuring di gruppo e mandare la mia reaction in live. Chiaramente... capiamo come organizzarci, però è una cosa che mi interessava fare. Anche magari farò, visto che mi sto accanendo così tanto con The Conjuring, un po' per divertimento, ribadisco, no? Nessuno se la prenda, se
Se è congiuriano, è ben voluto, è ben accetto, va bene lo stesso, basta che... Siccome i congiuriani sono un po' strani, basta che, insomma, si mantengono i soliti livelli di educazione. Voglio riprendere in mano la saga in modo da poter anche razionalizzare quello che dico, cioè spiegare bene perché, secondo me, tutto questo clamore intorno ai film di James Wan è esagerato, è sproporzionato, è regalato, ingiustificato. Forse dopo tornerò in live per fare, perché devo fare un esperimento su, con la demo di Resident Evil Village, per cui chi vuole si ricollega e ci vediamo al prossimo video, alla prossima live. Questa domenica dovrebbe esserci la live comunque. Adesso penso su cosa farla perché ho un po' di argomenti e non so se farà una roba mista oppure dargli un'impronta. Vi ringrazio tutti per essere stati qua con me e ci vediamo alla prossima live. Grazie a tutti e alla prossima.